Ragazzi, eccomi tornata con un nuovo video e oggi vi propongo il continuo della mia playlist per quanto riguarda le spese nei vari negozi. È un video veramente super super richiesto da voi, quindi sono più che felice di accontentarvi in questa richiesta, perché torna, ragazzi, il svuota la mia spesa da Lidl della settimana americana, ragazzi, finalmente! E vi chiedo scusa se comunque oggi sentite che ho la voce particolarmente bassa, non so per quale motivo, mi sono svegliata così. Non mi perdo in chiacchiere perché nei video precedenti mi avete detto che parlo tantissimo e quindi adesso cerchiamo un attimo di arrivare subito al sodo, perché ragazzi ho letteralmente svaligiato la Lidl. Pesa tantissimo. Allora, voglio fare una premessa. Voi siete abituate ai miei video spesa con robe salutari, robe bio, vegane, insomma, cose che comunque fanno bene alla salute. Ecco, cancellate tutti questi video perché oggi sarà solamente un video schifezze. Cioè, ho comprato solamente, mi sembra, una cosa che sia buona e giusta, mentre le altre le ho tipo dedicate ad un video schifezze, un video assaggi che farò prossimamente. Quindi, mi raccomando, seguitemi nei prossimi video perché in settimana prossima vedrete un video di assaggi snack americani della Lidl. E non mi perdo più in chiacchiere e inizio subitissimo a farvi vedere che cosa ho acquistato. La mia spesa è stata di 17,63 euro e me la tengo qui così per ogni articolo vi dirò i prezzi. Ragazzi, pesa veramente un casino. Allora, io spero che si riesca a vedere, cioè la roba all'interno è così. Ci sono solamente blu, rosso e bianco, perché è proprio la bandiera dell'America, è una cosa fighissima. Vi devo dire che ieri sono andata proprio alla Lidl per la settimana americana, ma sono stata la ragazza forse più contenta di questo mondo, perché ho trovato tipo tre nazioni in un solo negozio. C'era la settimana americana, la settimana greca e la settimana messicana, non spagnola, perché ho trovato un sacco di cose particolari. Diciamo che mi sono concentrata un pochino di più su quelle americane, anche perché io adoro fare questa tipologia di video, però la cosa brutta di questi video è che mi dispiace da un certo lato poi non mangiare le cose che acquisto, quindi ci tengo a precisare che quello che compro comunque alla fin fine, bene o male, lo mangio sempre, non è che lo butto e quindi è uno spreco di tutto, sia di soldi che di cibo. Ci tengo a sottolinearlo perché è una cosa che mi preme dire, soprattutto sul cibo. Sull'abbigliamento posso anche farlo perché sapete, sono sfizietti che uno ogni tanto si toglie, però per il cibo è diverso. Quindi, chiusa quest'altra parentesi, iniziamo subitissimo. Si chiama Super Size Flips e sono praticamente delle patatine sia a forma di arachidi che al sapore di arachidi. Ecco, questa è la Super Size Flips e vedete qui c'è scritto proprio peanut, che sarebbe la nocciolina, quindi vedete, ha sia la forma della nocciolina sia il gusto e io non vedo l'ora di assaggiarle, perché per chi non mi conoscesse io sono tipo una malata addicted di peanut butter, di burro d'arachidi, cioè queste cose mi fanno impazzire, infatti devo provare a farlo in casa il burro di arachidi, più salutare rispetto agli altri. Comunque non vi vado neanche a leggere i valori nutrizionali perché è veramente qualcosa di inavvicinabile. Di questi qui sono costati 1,79 euro dovuti alla super size, infatti vi voglio dire quanti grammi sono, esattamente 450 grammi di patatine, ragazze. Ho comprato veramente tantissime patatine. La marca su cui si appoggia la Lidl quando fanno queste settimane americane è la McKennedy. Sono stata super super incuriosita da queste patatine perché sono chili lemon flavored, quindi al gusto di chili e limone. E non lo so, mi incuriosisce e basta, quindi devo assaggiarla e poi vi farò sapere. Chili snack pat, chili lemon, 1,19 euro queste qui. Altre patatine, ragazze! E queste qui fanno parte invece della settimana messicana, quindi del reparto messicano che aveva la Lidl ieri, che è della marca Il Tequito, e sono delle patatine al gusto sweet tomato. A me piacciono veramente molto le patatine che solitamente hanno il gusto di ketchup, insomma campagnole, sapete, al pomodoro, queste robe qua. Queste qui sono messicane, quindi è tutto un dire. Io sono abituata al gusto italiano, quindi vi dovrò far sapere come sono. Hanno tipo una forma particolare, tipo di burrito, vedete come sono arrotolate su loro stesse, e sono fatte, penso, di mais più più.
sono 125 grammi, quindi la porzione normale di una busta di patatine. E niente, anche queste qui sono tutte da scoprire, vi dovrò far sapere assolutamente il gusto. Sono di 99 centesimi. Altra busta di patatine messicane, sempre della stessa marca, El Tequito, mi piace un casino dirlo. El Tequito. Queste qui invece sono al gusto di tortilla, sapete, quelle patatine fatte a triangolino che solitamente vengono accompagnate con salsine tipo guacamole, maionese. Queste qui sono al extreme cheese, quindi sono al formaggio puro, formaggio estremo. Sono curiosissima di provarlo perché io vi dico, non mangio formaggi, cioè non mi piacciono, e mangio solamente la mozzarella sulla pizza che è sciolta, cioè ho delle fisse mie, credetemi. Però quando ci sono di queste tipologie di cose al gusto di formaggio, non so perché, comunque mi piaciucchiano, perché tutto sanno forché di formaggio. E è troppo carino anche il packaging, tutto sul giallo, sul violetto, molto molto carino. Vi dico quanto sono venute, 0,99 centesimi, quindi anche queste qui super super economiche. Ho comprato due patatine che fondamentalmente mi possono sembrare uguali, ma non lo sono. Infatti devo anche io capire che differenza abbiano, perché non è che si capisca più di tanto. Ora abbiamo la Carolina Style BBQ e il Kansas Style. Eccoli qui, sono, vedete, quasi uguali, solo che questo qui è il Carolina Style e questo qui è il Kansas Style. Alla confezione non è che si capisca fondamentalmente granché, perché io deduco che siano entrambe al BBQ, quindi al gusto barbecue. Però sul Carolina Style c'è una figura in più, tipo una mostarda, che su questa qui invece non c'è. Speriamo che si senta questa differenza, perché altrimenti, voglio dire, le boccio entrambi quando farò il video assaggio. Se no mettete una tipologia per tutti quanti e amen. Comunque le patatine si chiamano Bull's Snack. Vedete, hanno la forma di toro. Ecco perché si chiamano Bull Snack, a parte, vabbè, il tutto. Hanno questa forma di toro qui, quindi nel video assaggi mi divertirò anche a farvele vedere. E vi dico che queste due sono venute entrambe 0,99 centesimi. Vedevo spesso nei telefilm americani, quando l'ho visto ho detto no, lo devo assolutamente acquistare. E sto parlando dei cereali per la colazione. Beh, non so se ve l'ho mai detto, però io non è che utilizzo tanto i cereali. Oddio, scusatemi per la voce. So che adesso sto tipo dicendo e perché cosa li utilizzi. Ogni tanto durante le giornate o ci pranzo o ci ceno. Cioè, è più verso la cena perché, non lo so, mi richiede un pochino di dolce. Non so come spiegarvelo. Da quando sono piccola che faccio queste cose, i genitori mi guardavano e mi dicevano, ma cosa stai mangiando? Allora, questi qui sono i Crunchy Clusters with pecan nut and maple syrup, e vi vado a tradurre. Praticamente sono crunchy clusters, quindi sono flakes molto molto croccanti con pecan nuts, che sarebbero quelle noccioline, mi sembra pecan, le brasiliane se non erro, e maple syrup, che sarebbe lo sciroppo d'acero. Questa qui è la confezione stra americana, quindi non potevo non averla nella mia dispensa, perché voi sapete che io adoro l'America, adoro tutto quello che riguarda America. Ecco perché questa è stata per me una settimana molto molto attesa per dalla Lidl. Muesli croccante dovrebbe essere, perché ho preso solo questo, mi sembra, 2,49 euro, forse questa è la cosa che è venuta di più, non so perché, comunque 2,49 euro. Allora, fondamentalmente ho preso solo una bibita che neanche berrò io, tra l'altro, perché l'ho presa una per Do e una per mia zia che adora le birre in generale, quindi ho voluto prendergliela. Quindi vi faccio vedere, sono queste qui, le birre Duff. Ovviamente non potevo non prenderle appena... Oddio, che quante sono fresche! Settimana americana, che fai, non prendi birra Duff? Mi sembra che abbia un basso contenuto di lievito, quindi non so, io non me ne intendo di birra, anche perché non bevendo super alcolici, non bevendo alcolici in generale. E vi dico, queste qui quanto le ho pagate? Cada uno venivano 79 centesimi, quindi in due le ho pagate 1,58 euro. Ecco ragazze, vi ricordate che all'inizio del video ho detto che ci sarebbe stata solamente una o due cose massimo salutari? L'ho appena presa in mano e non mi dilungo più di tanto, perché alla fin fine non ho acquistato niente di così particolare. Ho semplicemente acquistato la curcuma, adoro come spezia, mi piace veramente tantissimo, e la metto sulle uova sode, sul pollo, ci faccio anche, sapete, qualche impasto particolare. L'unica particolarità che ha questo tipo di curcuma è che è della linea greca, che vi dicevo prima all'inizio del video. Infatti vedete tutti questi colori molto molto chiari. Spezia, 79 centesimi. Allora, questo qui non c'entra assolutamente niente né con la settimana greca, né con quella messicana, né con quella americana, perché è della marca Milbona, che voi tutte conoscete, dalla Lidl. Adesso spero che si veda. Comunque questa qui è una bevanda a base di latte, mango e vaniglia.
ero super super curiosa di provarla, anche se da un lato non volevo prenderla perché era piena di zuccheri, perché mi sono detta, ho fatto, Claudia, stai facendo una spesa che fondamentalmente è a base di zuccheri, a base di grassi, quindi uno zucchero in più, uno zucchero in meno, non c'è assolutamente nessun tipo di differenza, e quindi prendila. E niente, sono stata più che altro incuriosita dal mango, perché no, ragazzi, non so che cosa mi sta succedendo in quest'estate, sono ossessionata dal mango. L'estate precedente non mi interessava più di tanto, invece quest'estate non so che cosa sta succedendo tutto, e questo qui l'ho pagato 1,19 euro. Altro articolo che ho comprato nuovamente, perché l'avevo preso anche l'altra volta che c'era la settimana. No! Cioè, la sentivo un po' vuoto, però ho detto vabbè, sarà il packaging. No! Ho preso quello aperto, cioè lo sentivo un po' vuoto, raga. No! Che dispiacere immenso! Cioè, praticamente, vedete, è aperto. Cioè, siete testimoni voi, l'ho appena cacciato dalla busta, raga. Uffa, fammi vedere quanto ce n'è dentro. No, ce n'è pochissimo! Cioè, adesso non voglio fare danni, perché sennò è un macello, ma ragazzi, ce n'è veramente pochissimo. Sono molto molto triste, perché questo qui... L'avevo preso più per Do, perché a lui piace tantissimo il milkshake al cioccolato. Uffa, sono veramente tristissima. Vado a prendere sempre le cose meno adatte io, comunque. Vabbè, niente, torniamo a noi. Questo qui è un milkshake, adesso ho la voce tutta triste. Vabbè, questo qui è un milkshake al cioccolato che ho riacquistato, come vi stavo dicendo prima, perché la volta precedente mi era piaciuto veramente tanto ed era piaciuto soprattutto a Domenico, quindi l'ho riacquistato per questo motivo, ed è per l'appunto milkshake al chocolate flavored. E niente, shake it up, quindi dovete agitarlo, ed è molto molto buono, è molto molto zuccheroso, cioè si sente quando lo bevete che c'è lo zucchero, però 0,69 centesimi, anche se sono molto molto dispiaciuta. Ragazze, io penso di essere stata super super felice, adesso devo attendere conferma da voi su questo tipo di salsa. Avete presente la salsa di questo stesso colore che trovate all'interno del Crispy McBacon del McDonald's? Non ce l'avete presente, ve la metto qui da qualche parte, perché la dovete assolutamente vedere. Io sono un amante di quel tipo di panino, quando vado al McDonald's prendo sempre o quello lì, oppure prendo i toast, qualcosa con i nuggets, insomma con il pollo, ma quel panino diciamo che su 100 volte lo prendo 98 volte, quindi non sono mai, e sottolineo mai, riuscita a trovare la salsa che c'è all'interno di quel panino, sapete, non è ketchup, non è salsa sandwich, non è niente di tutto questo, e non so veramente come la facciano. Un giorno mi ci sono tipo messa d'impegno, ho aperto il panino, l'ho tipo vivisezionato e ho notato che comunque il colore era così, su questo tipo di aranciato, e che all'interno c'erano dei pezzettini tipo verdi, che sarebbero stati, non so se porri, cipolle, cetrioli, cioè credetemi, non ne ho la più pallida idea. Salsa è questa qui in questione, non so se si riesce a vedere dalla telecamera, ma ci sono anche qui per l'appunto questi pezzettini che io ho riscontrato esserci anche nel panino del McDonald's. Cioè, il gusto non è neanche specificato, c'è scritto Thousand Island, quindi isola dei mille, quindi io deduco dal mio pensiero che ci siano 2500 ingredienti all'interno, e c'è scritto che è un condimento per insalate. Ieri sono stata talmente gasata dal colore e dai pezzettini che l'ho preso, l'ho pagato 0,99 centesimi anche lui. Adoro gli yogurt, soprattutto nei mesi estivi, cioè il mio frigorifero straborda di yogurt, e ho deciso di prendere due gusti che l'altra volta non avevo provato, e sono questi qui. Adesso meno male che non si sono rotti neanche loro, se no sarebbe stata una tragedia unica, e comunque sono questi qui. Non è magro, quindi cioè, vi voglio dire che non sono yogurt magri, a basso contenuto di grassi, qui è tutto alle stelle. Comunque il gusto è toffee popcorn flavor, quindi è tipo al gusto popcorn e caramello. Non so che cosa dirvi, non so che cosa aspettarmi, spero che non sia dolcissimo, però io veramente penso che lo sia. Invece quest'altro è con pezzettini di cioccolato e mirtilli, e vi faccio vedere com'è il packaging. È così.
49 centesimi l'uno, quindi il totale era 98 centesimi. Ragazze, cioè siamo arrivate all'ultimo acquisto che ho fatto e l'ho lasciato per ultimo perché sono stata contentissima di averlo trovato nonostante io cercassi il burro d'arachidi. Nel reparto dolciumi, ragazzi, ho trovato finalmente delle caramelline con il burro d'arachidi all'interno. Li ho visti in tantissimi video e volevo assaggiarli da non sapete veramente quanto. Non so come si pronunci questa roba. E comunque sono questi qui, sono tipo degli Smarties, ma all'interno hanno il peanut butter, il burro d'arachidi, sempre della marca McKennedy, e non vedo l'ora di provarli. Penso che veramente questi qui forse li lasceremo verso l'ultimo, quando farò il video assaggi, perché non voglio subito rovinarmi la sorpresa e non voglio partire subito con voti altissimi perché ho veramente molte aspettative su queste. E niente ragazzi, la mia busta della Lidl, potete vedere, è vuota. Io spero tanto che vi sia piaciuta per quanto riguarda questa settimana americana che io attendevo veramente con ansia. Fatemi sapere se voi avete comprato qualcosina in più rispetto a me, come vi siete trovate, che gusto hanno, perché io poi me le segno tutte. Mi raccomando ragazzi, se non siete iscritti al mio canale iscrivetevi qui sotto e se vi va attivate anche la campanellina per rimanere sempre 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 aggiornate sull'uscita dei miei video. Se vi va seguitemi anche sui social, sono molto molto attiva su Instagram. Spero che questo video vi abbia tenuto compagnia, vi sia piaciuto in qualche modo. Non vi perdete il prossimo video perché sarà per l'appunto il video assaggi che vi pubblicherò in settimana prossima. Come sempre vi mando un bacione grandissimo e noi, se vi va, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!